Allora, buongiorno. Buongiorno. Lui è Claudio, famoso proprietario del ristorante, anzi trattoria, Gigetto al Portico. Oggi vi parliamo un po' di Roma, un po' di cucina romana e le tante belle cose che ci racconterà Claudio. Claudio ha accennato un po' di storia romana che adesso gliela faccio subito ripetere. Dunque, noi ci troviamo qui in una piazzetta. Via Sant'Angelo in Pescheria. Via Sant'Angelo in Pescheria. Raccontami che cos'è questo edificio qui davanti. Beh, allora, qui abbiamo la Torre dei Grassi dietro di noi, Sì. ex Orsini, poi la Torre dei Grassi, insomma è una torre minore ma è molto importante perché poi appoggia sopra il Portico d'Ottavia. Insomma, siamo proprio all'entrata del ghetto. In questo ghetto dove durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono successe tante brutte cose, addirittura qui in questa piazzetta c'è un ristorante. Il Fantino era il ristorante Il Fantino dove c'era la sede dei fascisti, di tutti i commilitoni Il Fantino fascisti adesso è tuo come ristorante che mio nonno lo comprò già nel lontano 54, locale. quando Sì, perché la famiglia di Claudio qui è venuta nel 1923, quindi vuol dire che quest'altro anno veniamo a fare i 100 anni? era. Sì, tra Oh, pochi mesi speriamo che ci separando. sto e venga a mangiare Ma il filetto. come no? E Certo. E allora? insomma niente, questo ristorante che sta in questa piazzetta, che era il Fantino, ha una brutta storia perché era quello dove si riunivano appunto questi fascisti e poi andavano in giro a prendere gli ebrei che venivano anche segnalati dalla Pantera Nera. Riporto. Come si chiamava Riporto di nome? Non ti ricordi? Si chiamava. Insomma, lei era il capo. Sì. Lei li segnalava, li salutava e i fascisti se li prendevano e se li portavano via. E lei si è arricchita così perché gli pagavano dai 5 ai 50 mila lire a ogni persona, che, in base all'importanza che ci aveva. Bel commercio, eh? Beh, però è una traditrice infame, è stata. Infatti è stata ripudiata dalla comunità e Beh, dal padre, dalla madre, tutti. Perché. e padre poi così si fece deportare. Sì, mi sembra di sì, che si è fatto deportare perché non ha Ha voluto rinnegato la riconoscere, ha figlia. rinnegato la figlia. Insomma, vabbè, questi sono fatti accaduti già tanti anni fa, Non però so. per far capire insomma la storia. Io Per fortuna che tu non l'hai vissuto, Claudio. non l'ho vissuto, me li hanno raccontati e perciò niente, così. Noi abbiamo. Mio nonno ha acquistato quel ristorante in seguito, però insomma. Ci ha avuto questa brutta storia, ecco. Poi invece il ristorante nostro, che è il Gigetto al Portico d'Ottavia, c'è la mia famiglia, mio nonno, che già è presente, è stato, insomma, l'ha comprato nel 1923 da un ebreo, perché prima si chiamava l'Osteria dell'Artigliere nel 23. Ah, bello. E lui l'ha comprato, c'era mia nonna che era bravissima in cucina e cucinava molto bene, velletrana. Mio nonno era in capostazione alle ferrovie di Velletri, ha conosciuto mio nonno là. Poi Ma anche tua madre è brava in cucina. Ah, mia madre no, no, in cucina no. no, mio padre è stato molto Ah. bravo in cucina, adesso non c'è più, ma è E quella stata. signora che c'ha 84 anni, scusa. Mia madre è sempre stata la cassa, Ah, lei la casa. amministra. Però Ah, beh, bella cosa. sì, la famiglia è sempre stata presente. In questa attività noi siamo i primi ad entrare e gli ultimi ad uscire, perciò siamo molto attenti a parte all'andamento del locale, ma anche alla qualità dei prodotti che vengono utilizzati. Qualsiasi prodotto, mio padre mi ha sempre insegnato una cosa fondamentale: dice compra, se vuoi che le cose vadano bene, compra le cose di prima qualità Eh e già no, stai al 50%. Se poi le certo, cucini pure bene, hai fatto hai bingo. fatto tombola, Hai capito? giusto. Perciò, se le cose vanno male, non. Adesso Della che c'hai in cucina, della famiglia? famiglia ci siamo noi nella preparazione tutte le mattine, io e mio fratello Marco. Ah, Supplì, trippa, coda, pagliata, tutto quello Ma che i supplì serve. cocchè li fai? I supplì non essendo di religione cattolica, li facciamo con la carne e mozzarella. Facciamo il supplì, non facciamo il supplì cacere, non possiamo perché. No, perché il supplì a Roma lo sai come nasce?
con i da... fegatini di pollo, Ah, beh, no? Che non si fanno più ormai. è vero. Era tutta un'altra cosa. Qualcosa è cambiato nella tradizione romana, sì. Si è un po'... Beh sì, certo. non lo so. Beh, ci sono uscite pure delle leggi, no? Adesso i polli sono busti, svuotati di tutto, non si trovano più lovette, non si trova più Ma niente, anche la trippa che si trova adesso, prima era scura, ci no? Sì, volevano sì, ore per sì, cucinarla, adesso arriva tutta sì. pulita, Sa pulita, di niente. bianca. Beh, i sapori cambiano un Sì. po'.